A Domodossola arrivano gli sfratti per gli inquilini morosi colpevoli delle case popolari. Sarà il comune a dover gestire la partita, glielo ha demandato a Ticino Vara VCO, pena il versamento dei canoni mancanti. Una situazione assolutamente non sostenibile sia per evidenti ragioni di bilancio che per motivi di carattere etico, spiega l'assessore ai servizi sociali Antonella Ferraris. Il comune di Domodossola dunque provvederà alla disdetta delle locazioni per non incorrere nei pagamenti mancanti. Gli arretrati al momento ammonterebbero a poco meno di 100.000 euro. Esistono persone che hanno un lavoro e che quindi possono permettersi di pagare il canone di locazione, ma non lo fanno, segnala ancora l'assessore Domese. Facile prevedere per l'immediato un aumento degli sfratti in città. È indubbio che ogni caso sarà valutato nella sua complessità, ma chi può permetterselo è giusto che paghi, ha aggiunto l'esponente della Giunta Pizzi, che rientra nella graduatoria TC degli inquilini morosi colpevoli, ha già ricevuto dall'agenzia Novarese una lettera invito a saldare la sua posizione. In assenza di regolarizzazione o rateizzazione degli arretrati, il comune avvierà le pratiche per lo sfratto. In città sono 476 gli alloggi popolari, 66 di proprietà del comune, 414 sono di diretta competenza dell'Agenzia Territoriale per la Casa. Sugli alloggi di nostra proprietà i controlli vengono eseguiti. Di recente abbiamo sfrattato una signora che manteneva la titolarità dell'abitazione, pur vivendo in altra zona, ha concluso l'assessore Ferraris.